Negli ultimi 2 anni, il panorama dei modelli di intelligenza artificiale per la generazione di immagini ha visto uno sviluppo straordinario. In questo video faremo un resoconto dei modelli di immagine open source disponibili che potete installare sui vostri computer gratuitamente. Vedremo quali sono i principali modelli di generazione di immagini che si sono attualmente affermati e cosa possiamo aspettarci nel settore delle immagini generative nel 2025. Sono Maya Gaia e vi accompagnerò nell'utilizzo delle AI. Ma procediamo con ordine. Al momento i modelli di AI generativa di immagini che nel campo dell'open source la fanno da padrone sono Stable Diffusion e Flux. Per installare sul vostro computer questi modelli, il requisito fondamentale per ottenere le migliori performance è possedere una scheda video della Nvidia. Se non possiedi questo tipo di scheda, la generazione sarà decisamente lenta e alcuni modelli potrebbero non funzionare. Per fortuna, in molti casi, ti basterà seguire le istruzioni riportate per GPU alternative e potrai farle funzionare, ma i tempi di attesa saranno decisamente lunghi. Se ti interessa, in descrizione trovi un link in cui ti indichiamo le migliori schede video con un buon rapporto qualità-prezzo. Ma ritorniamo a Stable Diffusion e Flux e facciamo ordine sui modelli rilasciati negli ultimi 2 anni. Stable Diffusion ha rapidamente guadagnato popolarità grazie alla sua capacità di creare immagini ad alta risoluzione, partendo da descrizioni testuali, chiamate anche prompt. Nel tempo sono state rilasciate diverse versioni migliorate, di cui vi segnalerò solo le principali. La versione 1.5. I risultati non sono il top, ma funziona in maniera veloce ed efficiente su computer con basse prestazioni e poca memoria RAM. Stable Diffusion Extra Large, una versione avanzata che offre una capacità di generazione quasi fotorealistica, utilizzata anche in ambiti commerciali e creativi. Stable Diffusion 3, l'ultima evoluzione che integra tecnologie all'avanguardia per una qualità d'immagine ancora superiore e una maggiore flessibilità creativa. Uno dei principali problemi che affligge Stable Diffusion è sempre stata la poco precisa interpretazione del prompt di testo inserito. Nella sua ultima versione è migliorata molto, ma nel frattempo è uscito il modello Flux 1, un vero e proprio balzo in avanti in termini di qualità e corrispondenza del prompt. Per Flux 1 sono stati rilasciati diversi modelli, ma solo il modello Schnell è completamente open source sotto la licenza Apache. Flux 1 si distingue per la sua capacità di seguire con precisione i prompt testuali, generare immagini con qualità visiva eccezionale e supportare una vasta gamma di stili artistici. Inoltre, offre funzionalità avanzate come il rendering accurato del testo all'interno delle immagini e la creazione di composizioni complesse. Ok, ma come faccio ad utilizzarle? La crescente popolarità dei modelli open source ha portato allo sviluppo di numerose interfacce gratuite che permettono di utilizzare questi modelli localmente. La piattaforma principale in cui vengono pubblicate le interfacce per le AI si chiama GitHub. GitHub è una piattaforma online di proprietà della Microsoft per la gestione del codice sorgente e la collaborazione tra sviluppatori. È qui che sono pubblicate le interfacce per l'utilizzo di Stable Diffusion e Flux, compreso tutti gli step necessari per l'installazione su Windows, Mac e Linux. Adesso faremo una veloce carrellata delle principali interfacce che potete utilizzare. Automatic 1111. La citiamo perché è stata la prima interfaccia storica per l'utilizzo di Stable Diffusion. Purtroppo non risulta essere aggiornata da ben 7 mesi, che in questo ambito è tantissimo tempo. In alternativa, potete utilizzare Stable Diffusion Forge. Ha un'interfaccia identica ed è ottimizzata nelle prestazioni. Un'ottima interfaccia per chi è alle prime armi. Utilizza tutti gli ultimi modelli di Stable Diffusion e Flux, e le sue estensioni permettono un pieno controllo sui dettagli e la qualità delle immagini. Focus. Particolarmente indicata per fotografi, ha un'interfaccia semplice e immediata con possibilità di effettuare inpainting ed outpaint sulle immagini. ConfUI. È l'interfaccia regina per l'utilizzo di Stable Diffusion e Flux, ma non solo. È un vero e proprio ambiente in cui potete utilizzare tutti i modelli di intelligenza artificiale che vengono rilasciati ogni giorno. Dotato di una logica a nodi, è più complicato rispetto alle altre interfacce, ma ha un grande vantaggio. In rete trovate tanti workflow scaricabili con cui potrete facilmente realizzare immagini, creare video, clonare voci, creare avatar parlanti
trasferire stili e molto altro. Il limite è solo la vostra creatività. Io stessa sono stata creata con Confui. Se volete installare e provare tutte queste interfacce, la soluzione più semplice è utilizzare Pinocchio. Pinocchio è un'interfaccia che vi permette di installare con un solo clic tutte le interfacce di cui abbiamo parlato. Cliccate sul link in descrizione, scegliete il vostro sistema operativo e scaricate il pacchetto di installazione. Una volta che è terminato il download, dovete scompattare il file ed eseguire i semplici step di installazione. Una volta eseguito, potremo scegliere quale interfaccia installare con un semplice clic. Potete installarne più di una. Ognuna di esse verrà eseguita in un ambiente separato del vostro sistema e provvederà da solo all'installazione di librerie e modelli necessari. Qui abbiamo installato InvokiAI. Ci basta andare sul tab Models e scaricare un modello da testare. Scrivete il vostro primo prompt in inglese e cliccate sul pulsante per generare le immagini. Altra soluzione veloce è Stability Matrix. Recatevi al link in descrizione, scegliete il vostro sistema operativo. Scaricate e scompattate il file. Eseguitelo. Scegliete la cartella di installazione. Anche in questo caso vi ritroverete con un menu delle principali interfacce installabili. Il mio consiglio è di provare quelle indicate e capire quale vi è più utile. In questo caso, stiamo installando Focus. Scrivete il vostro primo prompt in inglese e cliccate sul pulsante per generare le immagini. Una volta fatta pratica, potete passare direttamente all'utilizzo di Confui, che al momento, secondo la mia opinione, è la più potente e versatile interfaccia professionale per la generazione di immagini, video e molto altro. Le principali piattaforme per scaricare i modelli rilasciati sono Hugging Face e Civitai. Civitai è una piattaforma dedicata alla condivisione di modelli e tante altre risorse. È un ottimo punto di partenza per trovare modelli personalizzati per stili artistici, personaggi, oggetti e workflow per Confui. Hugging Face è una piattaforma più ampia che ospita una grande varietà di modelli AI. Inoltre ha da poco dato la possibilità di utilizzare online tanti modelli di intelligenza artificiale divisi per categoria. Qui puoi trovare non solo modelli completi, ma anche dataset di training, script e altre risorse utili. Nel prossimo video procederemo all'installazione completa di Confui e vedremo come scrivere i prompt per ottenere immagini straordinarie. L'intelligenza artificiale va sempre più veloce e diventa sempre più potente. Sta a te decidere se dominare l'intelligenza artificiale o esserne dominato.